Buon pomeriggio a tutti quelli che siete presenti qui all'Hotel Mara, ai signori della stampa, ai tifosi che vedo facce davvero fedelissimi ai colori gialloblu, facce che vedo spesso in trasferta e in casa, e siamo onorati davvero di avervi qua quale rappresentanza della tifoseria mazzarese. Grazie di cuore per essere venuti in questa calda giornata d'estate a dimostrazione del vostro attaccamento ai colori sociali. La società vi ringrazia di questo e ringrazia soprattutto quelli che ci stanno guardando dall'Italia, i mazzaresi che sono all'estero. Oggi stiamo provando questa diretta per cercare di stare più vicini a chi non segue la realtà calcistica nella propria città, a chi è fuori per lavoro, magari a chi sta male, che purtroppo non può assistere alle partite. Noi quest'anno daremo molta possibilità finché il Mazara stia vicino alla gente che vive lontano. E vorrei dare un applauso a questi grandi tifosi che per motivi di lavoro oggi salutano. Cari amici, ringraziandovi, è doveroso che io in qualità di responsabile ufficio stampa passi la parola al presidente Franzone. Sono le prime parole che iniziamo a dichiarare come società in questa vigilia di campionato 2017-2018. È un preview, chiamiamolo così se vogliamo, può essere l'inizio anche di una lunga serie di incontri che la società farà con i cittadini, perché questo è il contatto che da sempre ha voluto il qui presente presidente operaio, tra virgolette, Filippo Franzone. Grazie presidente del contatto che lei ha con Mazara del Vallo. E lo ha dimostrato sempre con la sua presenza in città, non solo venendo la domenica allo stadio, e questo le fa onore. Quando io l'ho visto, mi permetta Presidente, domenica scorsa presentarsi a Mazara del Vallo in moto da Palermo e ritornarsene a casa alle 3 di notte per sposare e portare avanti il progetto Mazara, a dimostrazione che lei è veramente attaccato ai colori sociali, lo ha dimostrato, lo sta dimostrando, e sicuramente i tifosi si augurano che lo dimostrerà come sta facendo con i fatti. È una conferenza stampa piena di tante novità, possibilmente anche di varie emozioni, ed è la prima che io faccio da quando sono nel Mazara Calcio in questo stile più organizzato, più concreto, dovuto al silenzio che abbiamo intrapreso in questi 2 o 3 mesi dopo la salvezza conquistata nell'ultima giornata di campionato a Custonaci. Abbiamo scelto la strada del silenzio perché pensavamo, e alla fine penso che ci siamo riusciti, era la più giusta, per cercare di costruire il presente e il possibile futuro del Mazara. Se questo silenzio è servito a qualcosa, noi speriamo di stare più in silenzio possibile e dare più fatti. Questo è importante. Per cui se oggi siamo qui, siamo per iniziare a fare i fatti, a dire nome e cognomi e a cercare quantomeno, almeno ce la metteremo tutta, di partire col piede giusto. Per cui parola al presidente, dottor Filippo Franzone. Signori, vi ringrazio tutti, ringrazio te Piero per gli attestati di stima, mi fai quasi emozionare, ringrazio i presenti intervenuti, soprattutto dimostrate l'amore verso questa società, verso Mazara Calcio, per aver rinunciato a una giornata estiva fatta di mare, di sole e di famiglie. Siamo qui presenti, innanzitutto è doveroso e mi corre l'obbligo di informare questa assemblea composta da voi tifosi, dalla stampa, per comunicare in data odierna le dimissioni del vicepresidente, nonché consigliere, signor Gerolamo Di Giovanni. Sono state comunicate alla società per sopraggiunti motivi personali, per sopraggiunti motivi lavorativi, e quindi mi corre l'obbligo fare un plauso a Gerolamo, che è stato memoria storica, uomo storico di questa società, che può testimoniare ciò che è avvenuto nelle varie vicissitudini societarie, ma che ha fatto soprattutto e ha portato momenti di gioia a questa tifoseria, come ricordo bene l'anno scorso in Coppa Italia. Questa
quindi doveroso ringraziamento fatto anche a Giacomo Modica, che come noto in virtù dell'informazione fornita in settimana sulla nomina di nuovo allenatore, il signor Totò Brucculeri, non è più allenatore del Mazara Calcio. E ringrazio Giacomo per l'apporto e per il supporto fornito in questi 7 mesi di mia presidenza. E ringrazio l'uomo, la figura professionale e gli auguro tutte le migliori fortune possibili. Siamo qui oggi riuniti per, innanzitutto, per presentare ufficialmente la figura, non ha bisogno di presentazioni, del mister qui vicino a me, Salvatore, detto Totò Brucculeri, il cui curriculum voi conoscete, il curriculum sportivo, professionale e di valore umano conoscete molto bene, e per pubblicare tutta la linea, tutto l'organigramma societario dei dirigenti che comporranno la stagione sportiva 2017-2018. È un processo, questo silenzio che vi è stato in questi mesi, ho letto certe volte, è un silenzio assordante, è sembrato forse un silenzio assordante perché quando si lavora in sordina e non si fanno proclami di vario genere, ma si lavora con i fatti per cercare di portare e di costruire quello che io vi ho sempre detto, da presidente operaio, come hai detto tu, una società forte che possa resistere nel tempo a Mazara, perché la società resta, gli uomini vanno e vengono, quindi è importante dare una solidità e un percorso totalmente nuovo. Io oggi ho l'onore di presentare in questo nuovo direttivo, forse per la prima volta nella storia, non conosco poi io le storie passate del Mazara Calcio, un solo presidente palermitano, ma che si sente già mazzarese di adozione, e ve lo dico col cuore, è tutto un humus di un'elite mazzarese che avrà il compito di darmi consigli, di starmi vicino, di non farmi sentire tanto solo in questa città che già sento mia. Io presento il nuovo vicepresidente del Mazara Calcio, il dottor Franco Scaturro, al quale passo la parola temporaneamente perché poi chiudiamo in bellezza, e do il compito anche di informare voi e la stampa del nuovo asset dell'organigramma societario. A te, caro Franco. Grazie, Presidente. Un ringraziamento caloroso va a chi ama ancora sentitamente questi colori sociali. La gente che è presente oggi in un caldo asfissiante di un sabato pomeriggio va premiata, caro Presidente, questo non vuole essere un forte incoraggiamento, prima che ancora inizino le vere dispute sui campi di questa maledetta, tra virgolette, eccellenza che sicuramente non merita la città di Mazara del Vallo. Loro sono qui e noi siamo noi perché vogliamo con tutte le nostre forze rilanciare il calcio a Mazara. Mazara, che è la terza città della provincia di Trapani, merita sicuramente di essere tra le protagoniste in altri campionati. Nei campionati si vincono sul campo, non si vincono con le chiacchiere, come hanno fatto alcuni che hanno voluto strumentalizzare, tra virgolette, la nostra società. Loro si sono ritenuti forti alla fine perché hanno mantenuto la categoria. Noi non guardiamo gli altri orticelli, noi tiriamo per la nostra strada perché i campionati li vogliamo vincere sul campo. E se è vero come è vero che già dopo un silenzio che per noi è stato d'oro, forzato, siamo qui oggi pomeriggio, se è vero come è vero che gli altri vanno a sbandierare acquisti altisonanti per la categoria, noi, dopo aver ringraziato ancora a cuore aperto un grande amico, un grande fratello, un grande allenatore come Giacomo Modica,
ci presentiamo con l'allenatore che ha vinto più campionati in questa categoria. Si chiama Totò Brucculeri e scusate per poco. Ai nomi dei giocatori accostati alle altre società che dicono che sono tra le prime a poter tentare il salto di categoria, noi rispondiamo con l'allenatore. L'allenatore adesso sarà interpellato e dirà ovviamente la sua. Mi corre l'obbligo però di dire a tutti i mazzaresi che una grande società diventa grande, forte, se c'è l'appoggio di tutta la città. Il presidente Franzone ha detto una cosa bella, io mi sento già mazzarese, pensate se non mi sento io un mazzarese che da 33-34 anni vivo in questa città, anche se da palermitano. Quindi sono attaccatissimo a questa città e vorrei che si facessero cose serie. Però per fare le cose bene ci vuole una certa sinergia, ci vuole un corporativismo, ci vuole una difesa per questi colori sociali, ci vuole una città che risponda a tutte le voci, che siano da tifosi, che siano da commercianti, che siano da imprenditori. Solo così si può fare una grande società, perché le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Quando ci sono le giuste sinergie, positivamente si va avanti. Questo è il primo appello che voglio rivolgere a tutti i veri mazzaresi. A noi interessano i veri mazzaresi, non quelli che cambiano facilmente casacca, non quelli che frequentano altri stadi nella nostra provincia e molto vicini, che dimenticano in fretta di essere mazzaresi. A noi interessano i mazzaresi puri, quelli genuini che vogliono il bene di questo Mazzara. Detto questo, è mio obbligo presentare. Ti ringrazio Presidente per darmi questo incarico dal nuovo organigramma societario. Il Presidente ovviamente è il Dottor Filippo Franzone, il Vicepresidente e Medico Sociale mi onoro di essere io, il Direttore Generale sarà Giuseppe Rinaudo. Apro velocissimamente e chiudo questa parentesi. Giuseppe Rinaudo, che ha un'esperienza calcistica non solo in questi campionati ma oltre, è fratello di Leandro Rinaudo, attuale direttore sportivo del Venezia, nonché spalla destra di Perrinetti, nonché elemento indispensabile di questo Venezia targato Tacopina, che ha dato slancio alla città di Venezia riportandola al calcio che conta in Serie B. Avere Rinaudo come direttore generale, presidente, apre uno spiraglio in una discussione che abbiamo fatto in queste notti di lungo travaglio, di decisioni pesanti che abbiamo avuto con i dirigenti, perché se da un lato c'è una città lacunare, dall'altra c'è una città, Mazzara, che è città di frontiera. Sarà il nostro compito, quello di Giuseppe Rinaudo, del nostro direttore generale, creare una sorta di gemellaggio con il Venezia, buttare le basi per una bella amichevole quest'anno, quando il Venezia farà visita al Palermo. Ed ovviamente ospiteremo Pippo Inzaghi allenatore, ospiteremo Tacopino, ospiteremo il fratello Rinaudo. Sarà una grande giornata di sport, perché creare questi presupposti con una squadra che si è slanciata nel calcio che conta come il Venezia e creare questo gemellaggio vuol dire credere in quelle che possono essere le sinergie con società che contano nel calcio italiano. Come dire che se noi abbiamo dei giovani promettenti e il Venezia li vuole, è un gemellaggio che conta, così come il Venezia può dare una forte mano a questo Mazzara. E perché no? Tra un gambero rosso e il pesce che conta, perché Mazzara rimane sempre la regina del pescato del Mediterraneo, può essere pure che Tacopina, caro Presidente, si convinca che a Mazzara ci sono tifosi seri, grandi tifosi, grande passionalità, e Tacopina potrebbe anche darci una mano. Sono cose che sembrano attualmente paradossali, però poi si possono anche verificare. Proseguiamo con il direttore sportivo, che è una novità assoluta, è un mazzarese, è un giovane avvocato, mastica calcio di queste categorie, è un agente FIFA che poi porta avanti un fardello familiare, il fardello del papà che è stato assessore allo sport di questa nostra città. Si può alzare l'avvocato Alessandro Gabriele, nuovo direttore sportivo del Mazzara. Un'altra nuova figura, il club manager e tesoriere Michele Armata, responsabile del settore giovanile. Quest'anno sarà invece Dino Di Giovanni, un ritorno nel Mazzara Calcio
in quella che è stata la sua famiglia per tanti anni. Avrai un compito difficile, perché si dice giustamente senza settore giovanile non si va molto lontano. E avrai il compito di dare un'anima a questa società, quello per cui ho sempre dibattuto io. Senza settore giovanile non vai avanti. Farai le tue scelte in quelli che dovranno essere i preziosi collaboratori. Ti auguro un buon lavoro, Dino. È un buon ritrovarti in un Mazara che tu hai amato sempre e dal quale non ti sei mai distaccato anche con il pensiero, pur soffrendo stando ai margini. Proseguo dicendo che l'addetto stampa, naturalmente, è riconfermatissimo Piero Campisi, non poteva essere diversamente. Siamo orgogliosi. Un applauso a Piero Campisi, meritato. Di quello che hai fatto, di quello che fai e di quello che continuerai a fare. Grazie. Dirigente accompagnatore sarà invece Natale Campisi. Fotografo e grafico del sito ufficiale del Mazara Calcio, Gianfranco Campisi. Che non è presente, che ringraziamo. Ovviamente, anche lui si è dato da fare sempre per il Mazara. Una novità assoluta, abbiamo bisogno di giovani tifosi del Mazara, il team manager Alessio Favata. Sono orgoglioso di avere un figlio prezioso, non solo nel suo lavoro, ma anche nell'accostare il papà in questa scommessa Mazara Calcio, Giuseppe Scaturro, il dottor Giuseppe Scaturro, fisiocinesiologo, e addetto al recupero anche degli infortunati. Delegato quindi alle pubbliche relazioni, un'altra bella novità, Nicola Canzonieri. Mental coach, non potevano essere due grandi tifosi. Due grandi tifosi. Presidente, tu hai detto che sei il primo tifoso mazzarese, ma come si fa a dimenticare i tuoi rampolli, il grande Vittorio e Luca Franzona? Segretario Vito Denaro. Bravo Vito. E mi pare che in questo momento abbiamo nominato proprio tutti, non mi pare che dimentico qualcuno. Sì, voglio aggiungere che ci sono due posti forse vacanti in questo organigramma, che non sono vacanti a caso. Ha detto bene il Presidente, noi non vogliamo vendere vasetti o chiacchiere, questi due posti potrebbero essere occupati da persone di prestigio che si vogliono avvicinare alla nostra realtà. Lo comunicheremo eventualmente prossimamente. A stretto giro di posta. A stretto giro di posta. Dice bene il Presidente, sarebbe una bella cosa, ma non ci dilunghiamo in questo. Consentitemi però adesso di cedere la parola a una persona che io ovviamente ho sempre stimato, una persona che penso negli anni passati abbia reso il calcio a Mazara vincente, una persona che come me, e lo diciamo ancora una volta, è legato profondamente al Giacomo Modica, che ringrazio ancora una volta per tutto quello che ha fatto. Oggi Mazara ha un nuovo timoniere, si chiama Totò Bruccoleri. A te. Buonasera a tutti. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Onde evitare che poi quando entro in campo c'è una frazione di tifosi che si mettono all'angolo, Presidente. Quelle che... Sì. Come si diceva che andare a Marsala, giusto? Ora, ma io sono qui su una matata che tu sei di Mazara, sei nativo di Mazara, calcisticamente e anche politicamente, quindi grandi stimoli per tornare a Mazara. La domanda, sì, mi corro proprio a dirti, la domanda te la fa uno dei nostri tifosi anche più critici sul web. È la prima volta che lo vedo. Uno dei tifosi più critici. Ma io quando allenavo altre squadre dormivo nell'autostrada, non è che rientravo a Mazara, per cui Filippo, mi fa senso. Io sono nato calcisticamente in questa città, e lo sai, no? Per cui come posso fare a dimenticare i colori sociali, la città e tutto il resto? Chiaro che per certe vicissitudini magari uno si allontana, ma poi che cosa pensi? Che è giusto riavvicinarsi. Io sono stato chiamato a Mazara anche nei momenti più difficili, calcisticamente parlando. 3 anni fa, penso che voi in mente già vivente, storiche,
nei play-out ci siamo salvati a 3 minuti dalla fine, no? Allora, da quel momento in poi ho detto chiudiamo una parentesi, perché era giusto in quell'anno con 1000 vicissitudini, penso che alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello della salvezza, dopo i proclami iniziali che la squadra doveva essere quella che doveva ammazzare il campionato, eccetera eccetera. Ho fatto due anni meravigliosi in una città importante dove ho vinto 2 campionati consecutivi. Poi il terzo anno è stata un'annata per me balorda, però è chiaro, mi è servita insomma per crescere e nello stesso tempo per ricaricare le batterie. Questo che significa? Io quest'anno ho avuto tante richieste, proprio una richiesta l'ho avuta un'ora fa. Siccome penso che la parola vale più di qualsiasi cosa, il discorso di Marsala è stato un capitolo aperto ma chiuso immediatamente. Un'ora fa, no? 2 giorni fa. No, rispondo, una richiesta un'ora fa è il discorso di Marsala. Il discorso di Marsala è stata una parentesi poco piacevole, ma nello stesso tempo io sono stato chiamato al Marsala 1912, Marsala 1912 ancora non fusionato con l'altra società, per cui a Marsala, essendo che sono stato protagonista di aver vinto un campionato e penso voluto bene della città, ho accettato di buon grado insomma di ritornare di nuovo a Marsala. Dato che c'è stata un'operazione che a me non interessa, o politica o non politica, o via discorrendo, è chiaro che per la seconda volta consecutiva sono stato insomma messo nel crocifisso, perché è giusto che l'altra società porta il nome dell'allenatore, o per meriti, o per meritocrazia, o per non meritocrazia, non sono più allenatore. Io avevo sposato 1912, non avevo sposato il progetto di fusione. Nel momento in cui si sono fusionati, è chiaro che io dovevo fare una scelta. Mi ha chiamato il Mazzara Calcio, però apro una parentesi e la chiudo subito. Prima che mi chiamasse il Mazzara Calcio, è giusto che io, l'anno scorso il protagonista è stato una persona che per me è un fratello, non nel DNA ma nella vita. La stima, il rapporto che mi lega a questa persona va oltre qualsiasi limite nel calcio, nella vita. E allora ho voluto aspettare la decisione a 360 gradi di Giacomo Modica per poter diciamo accettare l'offerta del Mazzara Calcio, e che noi sinceramente abbiamo avuto anche un piccolo problema, presidente, giusto? Come no? Siamo chiusi in una stanza e siamo presi a pugni, poi siamo usciti entrambi vivi. Ecco, dico, non è che è stata una trattativa facile, è stata facile perché ci sono dei sentimenti che ti legano a questa città, no? E mettendo da parte i sentimenti, poi che cosa succede? C'è l'uomo, c'è la persona, ci sono tanti effetti. Io in questa città c'ho una famiglia, io in questa città ci sono cresciuto. E ci sono cresciuto la gente che vuole bene, io lo voglio bene, cioè io non c'è una persona che non mi conosce a Mazzara del Vallo, non è che. È che tu quando vieni in questa città, anche se io non sono una persona che insomma vivo la vita nel senso della quotidianità in mezzo alla strada, eccetera, eccetera, però mi lega un fatto che in qualsiasi posto vado c'è un affetto particolare da parte della gente. E questo mi dà. Parliamo di 25 anni fa, tu vuoi dire lui è stato una mia prima creatura televisiva, poi è diventato comunque allenatore serio, è andato avanti, ha rubato il mestiere un po' a qualcuno che conta ed è stato bravo perché ci ha messo del suo. Io approfitto e poi do subito la parola a mister Bruculeri per dire che qui c'è un quadro dirigenziale che è fatto di grande serietà. Bruculeri faceva cenno una cosa importante: purtroppo nella vita calcistica si possono commettere autogol, gli autogol possono essere più o meno gravi, ma il giudizio lo deve dare la gente, non certamente può essere un giudizio personale. In questi giorni ne abbiamo sentite di cotte e di crude, in questi giorni qualcuno ha fatto degli autogol che sono stati notevoli e probabilmente lo hanno fatto riflettere. A tal punto, vabbè, non andiamo oltre,
dove si può uscire anche fuori scena, ma la cosa più importante che ha detto Bruculeri, e lo dico, lo ribadisco perché questo è il pensiero del mio presidente, ma soprattutto del vostro presidente, nell'ingaggiare Bruculeri si è atteso fino all'ultimo momento il responso da parte di Giacomo Modica. A Giacomo Modica, che era alle prese con belle lusinghe di categorie che contano, si è concesso quello che era giusto concedere, perché è un mazzarese d'occhi, perché vi ha fatto vedere calcio lo spettacolo, perché ha fatto il professionista nel dilettantismo, ed era obbligo, alla luce di questa sinergia che si era creata, dare la possibilità a Modica fino all'ultimo di poter dire rientro o non rientro, sposo o non sposo. Ma il calcio è fatto di tempistica, la tempistica dice che il campionato bussa alle porte, la tempistica dice che se una società si deve organizzare non può temporeggiare troppo, perché la piazza, la tifoseria attende chiaramente una risposta. Ecco perché voglio dire, la precisione e l'eleganza sta in questo, perché se Modica avesse detto sì ancora al Mazzara, ma non lo ha detto per cattiveria, lo ha detto perché aveva a che fare con delle proposte non indifferenti, Bruculeri non sarebbe subentrato a Modica, che sia chiaro, ma non lo avrebbe fatto neanche Bruculeri, perché è legatissimo a Modica. Bruculeri viene fuori, e da vincente come allenatore, perché Modica poi ha detto al presidente possiamo separarci, solo per questo motivo. Scusa, ma mi sembrava una parentesi estremamente importante, perché da questa parte c'è gente estremamente corretta, le chiacchiere che sento in giro non servono a nulla, non servono a nulla. Sì, però Bruculeri è una persona genuina e sincera, ti ha fatto il passaggio, ma Bruculeri ti ha fatto il passaggio. Non dire tuttora, solo stanotte che no, no, cioè... gli diamo la parola, riservati per dopo, vai mister. No, io, cioè, grazie Filè. Nicola, marca la parola. Dico una parentesi anche introduttiva per quanto concerne il discorso dell'affetto, del legame che ci può essere. Però considerate solo un fatto, che un allenatore è un uomo solo con la valigia in mano. Cioè, in che senso? Vi spiego subito. Se l'allenatore non riesce a fare risultati, non è nessuno. Il calcio sono solo i risultati. Chiaramente, a differenza, lo dico perché non ho pene nella lingua, a differenza di qualche allenatore presentato oggi, chiudendo la parentesi Modica, con tutto il bene che le voglio, qualsiasi allenatore a posto mio seduto qua, la tifoseria mazzarese ti può concedere 4-5 partite sbagliate, ma non oltre non ti perdona. Può darsi che a me qualcuno in più me la potrebbe anche concedere per quello che ho dato. Però non dimenticate che negli anni passati, dove si è lavorato in maniera altalenante, dove non si è puntato mai sul settore giovanile, dove non c'è stata mai una struttura societaria che ha creduto anche nel materiale umano mazzarese, è stato solo un dispendio di energie mentali e anche economiche, dove il settore giovanile penso che attualmente, per una crisi globale che attanaglia il calcio, sarebbe, diciamo, importante, fondamentale, di grande rilievo, da grande primo piano. Questo non significa che chi ha lavorato precedentemente non ha lavorato bene. Io ho detto progetto presente con proiezione del futuro. Significa incorporare al Mazzara Calcio una struttura societaria giovanile che possa negli anni dare un materiale umano importantissimo. Questo voglio dire. E già questo penso che la società sia adoperata, insomma, per mettere insieme questo progetto tra prima squadra e settore giovanile. Questo già è fondamentale. Per dare anche lustro e vetrina a tanti giovani che si affacciano in questo mondo, cioè dico, e togliere anche, diciamo, sotto l'aspetto sociale anche tante ragazzine, per evitare anche grande devianza in questa società malata. Chiudendo questo capitolo, io vi dico con grande umiltà che non mi posso promettere niente, mi posso solo promettere lavoro, sacrificio, rispetto, perché penso che nella vita il rispetto uno se lo deve guadagnare. Nella quotidianità non lo deve mai chiedere.
chi chiede rispetto fa parte della categoria dei deboli. Io non ho mai chiesto rispetto, me lo sono sempre guadagnato. Io ho girovagato in lungo e in largo e sono stato sempre protagonista in altri posti come lo sono stato in questo posto. Per cui è inutile che facciamo proclami già pronti e via che dobbiamo vincere il campionato, ancora dobbiamo fare la squadra, per cui non possiamo dire che dobbiamo vincere il campionato. Il campionato l'ha vinto il Licata ora nel mese di luglio, nel mese d'agosto lo facciamo vincere a Marsala, a settembre lo facciamo vincere a Canicattì, a ottobre. A ottobre facciamo vincere all'Alcamo, man mano passano i mesi, gli diamo la possibilità agli altri, cioè, di poter vincere il campionato. E noi siamo sempre là. E noi siamo sempre là nell'anonimato, no? Mi segue? Basta Poiatti e andiamo avanti, d'accordo? Cioè, dico o no? Non so se sono stato chiaro. E allora che cosa vi voglio dire con questo? Lascia stare il messaggio pubblicitario. Ho fatto una battuta insieme all'amico là che. Rappresentante dei Poiatti, che sono dei Poiatti. Due volte lo nomi, prende la multa già dal presidente perché la pubblicità occulta è appunto. Siccome lui mi è venuto a trovare a Gela, mi è venuto a trovare a Gela allo stadio, al campo, e ho la possibilità di entrare dentro il campo, perché è giusto che io e Mazzarese lo voglio bene, anche se ero fuori, per me Mazzarese è in primo posto. D'accordo? Ora che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la squadra deve essere fatta con i crismi giusti, con idee ben precise. L'unica cosa che non vogliamo sono fotomodelle, chi lavora con Armani, chi con Versace. Abbiamo bisogno di gente che vuole sposare questo progetto, che abbia fame calcistica, che deve sudare la maglia, poi per il resto ci penso io. Bravo, dottor. Noi dobbiamo trovare una sinergia importante tra il pubblico e la squadra. Se la squadra durante la partita suda la maglia, che dà il 100% agonisticamente in ogni partita, sicuramente il tifoso mazzarese lo apprezza. Chi non suda la maglia e chi non rispetta le regole, il tifoso mazzarese lo contesta, ma prima che si arrivi a questo già ci penso io quello che devo fare. Allora, i giocatori devono essere scelti uno per uno, nei minimi dettagli, facendo un profilo serio di ogni singolo giocatore. Non vi aspettate i top player e nomi ad effetto. Vi dovete aspettare gente che può fare bene questa categoria, anche gente che viene dalla categoria inferiore, purché abbia la voglia, diciamo, di emergere. Perché se noi ogni anno facciamo una squadra con i nomi, d'accordo? Facciamo una squadra con i nomi e poi i nomi lasciano il tempo che trovano, no? Invece se tu fai una squadra importante, con gente che già sa benissimo che indossare questa maglia è una maglia importante, dove negli ultimi tempi mi sa che questa maglia, non lo so. Si è sbiadito. Bravo, stavo dicendo questo, si è sbiadito un pochettino, per cui dobbiamo dare lustro, perché abbiamo, diciamo, uno stadio che è un gioiello, per chi viene a giocare qua non è facile entrare in quello stadio, insomma, ed affrontare già subito il pubblico che ce l'ha in contatto, non c'è una pista, te lo senti vicino, c'è una forma adrenalinica e motivazionale totalmente diversa rispetto a un campo dove c'è la pista, dove c'è... Io quest'anno il coinvolgimento non deve essere per quelli che siete presenti qua, ma un coinvolgimento deve essere anche per i bambini, per le famiglie, dove la domenica deve essere un'ora e mezza, due ore di relax, che uno va allo stadio a vedere la propria squadra. È sbagliato un concetto solo. Noi quando usciamo di qui dentro dobbiamo avere tutte le idee chiare, non solo la società, non solo la società, anche voi tifosi, perché penso che il tifoso è l'anima della società, è lo zoccolo duro della società. Senza tifosi il calcio non ha nessun stimolo. È il tifoso che ti trascina. Per cui il tifoso negli ultimi anni non è stato, a prescindere dall'anno scorso che si è partito in maniera sbagliata, poi strada facendo in corsa, si è recuperato negli anni precedenti, eccetera, eccetera. Ci sono stati anni passati, insomma, che hanno deluso un po'.
le aspettative della tifoseria. Dovete ritornare, già a capire che il presidente, in primis, insieme agli altri che stanno collaborando, stanno creando una struttura societaria importante, una struttura societaria trasparente, limpida, dove c'è il contatto con la gente, dove c'è il contatto con i tifosi, senza presunzione, no? Che uno si innalza dicendo io mi sento di essere chissà qualcosa. Qua c'è un'umiltà che si vede, è palpabile, no? Si sente che è una società che deve essere umile, non deve avere grilli per la testa. Qua tutti dobbiamo essere in sinergia e remare tutti nella stessa direzione. Non ci deve essere chi va a destra e chi va a sinistra. Domani ci sono i discorsi di Barri, è inutile che mi venite a dire chissà che cosa a me. Ormai conosco il calcio com'è, è giusto. Allora, più boschi giri, più lupi trovi. Siccome io cammino sempre preparato per trovare i lupi, so come li devo, è giusto? Allora, invece di farmi azzannare già so come devo colpire, è giusto, in sordina, in silenzio, eccetera, eccetera. L'unica cosa che a me interessa quest'anno innanzitutto è riproporre di nuovo la mia tifoseria nella mia curva, la curva dietro la porta, diciamo dalla porta non dello scaro ma dall'altro lato, dove c'è una composizione dei tifosi che io ho un occhio di riguardo e che loro hanno avuto un occhio di riguardo. Io da loro mi sono preso insulti, parole, però rimane la stima, rimane il rapporto, siamo stati sempre chiari, dove io li ho sempre affrontati e loro mi hanno affrontato, anche dalle volte a muso duro, però con un grande rapporto. Cioè è giusto che questa tifoseria non deve essere l'entusiasmo che la squadra si deve trovare in prima classifica per ricomporre di nuovo questa tifoseria. Io oggi sto vedendo anche, diciamo, storici qui dentro della vecchia tifoseria organizzata, che da molto tempo che non vedevo allo stadio. Filippo è uno di quelli che punzecchia, ma lui c'ha una scuola diversa, viene dalla scuola del Torino, della Juventus, lo dovete capire, no? È diverso il discorso. Ma poi c'è il tifoso mazzarese, uno strano, no? Cioè io per esempio oggi nella conferenza sto vedendo un tifoso che mi ricorda Carletto Marrone e mi ricorda tante battaglie, no? Allora, cioè, dico, a questo punto posso dire c'è la possibilità di ricomporre di nuovo quella storica tifoseria, no? Per quanto concerne il tifoso, il consumatore dello spettacolo, ma non perché parlo della tifoseria organizzata e poi trascuro quelli che non sono tifosi, siete tifosi più di quelli, ma sono più organizzati. Certamente non posso vedere Nino Tumbiolo con la sciarpa dentro la curva, no? Come tifoso, giusto? Non posso vedere a Filippo dietro la curva, so che sono tifosi da angolo quelli là, ma tifosi storici, veri, no? Veri, nel DNA, nel vero senso della parola. Cioè dico, non c'è allenamento che questi tifosi mancano, cioè nella rifinitura, in qualsiasi cosa si fa, in qualsiasi cosa facciamo, cioè dico, solo è il vero tifoso. Allora, siccome siete dei tifosi passionali, poi alla fine siete tutti insieme. Anche se poi a fine partita ognuno dice la sua, poi riuscite a incorporare tutto insieme. Perché avete solo un'unica anima che si chiama Mazzara Calcio. L'amore per il Mazzara Calcio. Perfetto. Io... Posso fare una domanda? Prego. Andiamo all'organi. Sì. Che quello che interessa poi il formato sul campo. Sì. La squadra dello scorso anno cosa rimane? Che rimane qua? Sì. L'anno scorso, ora insieme al direttore sportivo, è chiaro che andiamo al vaglio dei giocatori. Qua il direttore sportivo è qua. Certamente. Io ho detto presidente, facciamo la conferenza stampa e subito dopo si aprono le danze. Mi sembra corretto, no? Volevo mettere uno striscione fuori in inglese, senza traduttori, work in progress, cioè lavoro in corso. Ora io che cosa ti dico? Inizieremo a fare un lavoro e a centellinare tutte le nostre energie a 360 gradi, cercando in tutti i modi di portare i giocatori che sposano il nostro progetto inizialmente, e che il nostro progetto si deve chiamare Mazzara Calcio a 360 gradi. Non devo venire qua a svernare o a fare passarelle. Chi viene qua sa quello che deve affrontare. Innanzitutto vengono qua perché sanno
che bestia che sono, è giusto, per cui lo sanno benissimo, cioè che non ti posso concedere niente, è giusto, dico, questo è uno. Poi il resto è giusto dare possibilità a chi ha fatto un grande lavoro l'anno scorso e che può avere la possibilità di essere confermato se ci sono i crismi giusti per poter trovare un accordo economico. Quindi alcuni saranno riconfermati? Sì, sicuramente sì, ma ci sono giocatori importanti che possono sposare il nostro progetto. Se loro vogliono, noi siamo a disposizione. Abbiamo in un certo senso già individuato i giocatori che possono sposare il nostro progetto, saranno interpellati, poi saranno loro a decidere se vogliono rimanere o non vogliono rimanere. Nel frattempo noi che cosa facciamo? Apriamo altre finestre, d'accordo? Siccome gli altri aprono i portoni, d'accordo, con l'aria condizionata, noi apriamo le finestre senza aria condizionata. Sì. Sarà un organico allestito per vincere il campionato, per salvarsi, per essere in due conto sulla finale. Un organico di mezza classifica, cioè che tipo di organico andrete a gestire secondo le vostre intenzioni? Noi dobbiamo fare, scusami, te l'ho detto già e te lo ripeto, è inutile che ti risponda il Presidente. Innanzitutto guarda che noi ci ritroviamo oggi che è 15 luglio, sì. Noi ci ritroviamo a 15 luglio che ancora fino a 2-3 giorni fa non si sapeva niente, giusto o no? Non c'era l'allenatore, non c'era niente, non c'era quello, non c'era quell'altro. Mi sa che nell'arco di 48 ore, 72 ore, abbiamo fatto l'allenatore, abbiamo composto la società, abbiamo creato un programma e non ti sembra niente? E già parli di vincere il campionato? Per carità, io non ho detto, ho detto l'intenzione della società, quale sono? L'intenzione della società è vincere la Coppa dei Campioni, figurati, abbi pazienza. Dico rispetto a quello che stanno facendo. Io le ho risposto poc'anzi, l'intenzione della società alla base è quella di vincere il campionato fra le società solidi, nel senso che oggi io ho fatto un annuncio di una struttura societaria importante che possa dare sostanza e vita lunga al Mazara Calcio. Se le dovessi dire, noi siamo in Serie D, andiamo in Serie D, ma dobbiamo andarci con i presupposti di una struttura alle spalle che poi non ti fa correre il rischio, come è avvenuto ed è molto di moda, di non potersi iscrivere, di dover fare richieste alla cittadinanza per avere dei contributi. Che senso ha fare le meteore, un'apparizione e tornare indietro? Bisogna programmare. Io ricordo bene di avere detto l'anno scorso che il mio programma nei 5 anni era quello di dare alla città qualcosa che non si era mai fatto prima. Non mi tiri indietro, ve lo confermo. Ma le dico anche che il qui presente Presidente da solo non arriva in nessun posto, perché io posso essere innamorato di questa città, innamorato di questa maglia, innamorato di queste persone, però è pur sempre un'azienda. In un'azienda non esiste soltanto un fesso che mette capitali e non ottiene risultati, i risultati devono essere bilanciati. Fa da monito quello che è accaduto, mi pare, questa settimana, no? Nella città vicina di Castelvetrano, dove hanno corso il rischio di non potersi iscrivere. Il presidente ha fatto appello a degli imprenditori, alla cittadinanza, e hanno fatto scudo comune, hanno toccato l'orgoglio, Folgorino si dice, no? Sì, sì. Folgorino, e hanno fatto sì che la squadra si iscrivesse. Io non lo so oggi, se dovesse succedere una cosa a Mazara del genere, se troverei un humus in grado di dirmi: Presidente, siamo con te. Sta di fatto che devo puntualizzare nei nostri sogni estivi, e che poi ci sono state delle chiacchiere, vedevo sui profili Facebook i sogni di Mazara, abbiamo parlato, avete parlato di Pacheco, avete parlato di altre realtà, vi era un mio interesse nel regalare alla città un qualcosa di grande. Devo dire che mi sono trovato vicino, oltre al mio entourage, le istituzioni, e ringrazio il sindaco Cristaldi perché mi è stato vicino e ha fatto un atto di prontezza affinché si potesse fare questo miracolo sportivo. Poi sa, le parti quando non si sposano, quando nel giro di 24 ore dal bianco si passa al nero, è normale che per orgoglio uno si alza: signore, arrivederci e grazie. Noi non siamo meno a nessuno,
ho augurato le migliori fortune a coloro che disputeranno i campionati di Serie D. Però io sono qui per fare da collante fra questa società, l'imprenditoria vera mazzarese, media, grande o piccola che sia, e i tifosi veri, perché da soli non si va in nessun punto, si arriva solo in un punto di non ritorno. Quindi l'obiettivo, la centralità nostra è quella di dare forza a questa struttura societaria, è secondario ma non di minore importanza dare forza all'impianto sportivo. Oggi le ho dato una bella notizia, che è quello di avere ridato l'anima alla società, perché il settore giovanile è alla base di ogni grande società. Senza quello, a meno che arriva qui qualche cinese e mette mano al portafoglio e inizia a comprare, lo sta facendo il Licata, ha ammazzato già il campionato. Noi investiamo sugli uomini, sulle motivazioni e su dei timonieri e societari e sul campo che sapranno sicuramente navigare anche in mare agitato. Bravo. Questo, bravo. Grazie. Scusa. Due cose importanti prima di passare di nuovo la parola a Piero Campisi e chiudere questa conferenza stampa. La prima, se ti siedi un attimo per piacere, Totò, vuoi stare in piedi già? C'hai tempo per stare in piedi? No, mi sono alzato, scusami, poi finisci tu. Mi sono alzato perché di solito non lo faccio mai nelle conferenze stampe. Cioè, mi sono alzato perché sono qua, perché ho grande rispetto per voi. E non dimenticate che questa è la mia città. Non ci sono nato, ma ci sono cresciuto. Mi sono preso grande soddisfazione anche insieme a voi, attenzione, perché penso che l'ultima promozione risale quando c'era il sottoscritto in maniera, giusto o no? Per cui ci siamo presi tutti grande soddisfazione. Cioè, ora mi sono alzato perché ho rispetto, ma non perché era solo, ci significa gli altri che sono seduti non abbiano rispetto. È una cosa mia, cioè io lo sapete come sono sanguigno, siccome è una conferenza stampa e poi non parlerò più, perché lo sapete come sono, perché poi sono rosso, non do confidenza a nessuno, perché poi io sono concentrato là, no? Mi devo concentrare, non parlo manco a casa, figurate se devo parlare con gli altri. È giusto? Siccome mi devo concentrare, ed è l'unica soluzione, l'unica, dico, possibilità con la quale oggi 15 luglio ci può essere un confronto indiretto, è giusto che ne parliamo, ma con questo a me piace avere il rapporto con la gente, dirsi le cose come stanno. Se poi uno che esce di qui dentro e va fuori e comincia a fare la forbice d'oro, che sia candidato poi alla forbice d'oro di Venezia, a me non mi interessa, è giusto? A me non mi interessa, non mi tocca minimamente, non mi tocca minimamente. Io non ho paura di dire le cose come stanno, di dire la verità, di affrontare qualsiasi persona che mi viene a parlare in maniera positiva. Io traggo positività della gente, non traggo negatività. Io domani mattina posso pensare che al bar dello stadio ci sia il bla bla bla, o ci siano tanti rappresentanti di vasette di marmellata, no? Questi già li so. Già li so benissimo come funziona questo sistema calcistico. A me interessa la praticità, quello che è più pratico. Gli altri che parlano e fanno castelli in aria, a me non mi interessa. Io nella vita ho sempre usato la praticità, il confronto, il sentire la pelle degli altri, guardare il viso delle persone, senza abbassare mai gli occhi, guardandolo sempre. D'accordo? Io mi rendo conto chi è traditore, subito me ne accorgo. Me ne accorgo subito guardando al colore della pelle. Avete capito? Voi quando c'è una persona che la guardate e cambia pelle da un momento all'altro, cioè significa che era abbronzato e diventa verde, quello è traditore. Avete capito? E allora, siccome vi conosco che siete gente pulita e vi stimo perché siete gente per bene, d'accordo? Questa è una città di gente per bene. Questa è una città che vive. Questa è una città che ha bisogno di soddisfazione. Questa è una città che è stata sempre umiliata.
Questa è una città che ha un prodotto, che io se vado da Berlino a Shanghai, a Hong Kong, ha il miglior prodotto del mondo, solo che non è stato mai valorizzato. Avete capito qual è il discorso? Così voi siete stati sempre massacrati. È l'unico sfogo che avete, la domenica avete 2 ore di tempo che venite allo stadio e noi vi dobbiamo dare soddisfazione, ma dobbiamo camminare tutti insieme. Con questo chiudo, dicendovi che nella vita, quando uno fa l'allenatore, ci sono gli applausi e se ne vanno, ti regalano una coppa e la metti e poi si riempie di polvere. Quello che è importante è sentire i sentimenti dentro il cuore. Io, perdonami Franco, io darei la parola a te, sì, affinché tu illustrassi i programmi imminenti societari, che sono quelli sicuramente di un attivismo sul mercato affinché si possa rinforzare la rosa dei giocatori, ma anche del ritiro e dell'apertura della campagna abbonamenti. Grazie Presidente, stavo per dire questo e prima di dire questo volevo associarmi alle tue iniziali battute, ricordando insomma l'apporto positivo che ha dato anche l'anno scorso una persona come Gerolamo Di Giovanni, che per una sua scelta di natura insomma personale ha deciso insomma di prendere altre strade quest'anno. Dico, la signorilità si vede in questo ed è un obbligo sottolineare tutto ciò, anche se poi ci rendiamo conto che le scelte sono democratiche e vanno rispettate, come vanno rispettate le decisioni di questa società, di quello che questa società vuole fare. Perché sia chiara una cosa, cari amici e tifosi del Mazara, ma mi rivolgo anche a tanti addetti ai lavori che probabilmente si sono proposti a questa società, a questo vessillo, a questi colori, lo hanno fatto anche in malo modo. Perché parlare a titolo personale, anche calcisticamente, non ha una valenza. Quando si parla a titolo personale bisogna dire, o al telefono, in un'intervista rilasciata ai colleghi, io vi ricordo che sono stato giornalista anche per più di 40 anni, so come funziona il sistema, si deve dire a titolo personale. Quando si parla a nome della società è una cosa un po' più pesante, perché la società deve essere la prima ad essere avvertita. La società deve essere pronta ad agire contro chi vuole agire male, perché ad ogni azione, ricordatevi, anche nella vita calcistica c'è una legittima reazione e non vado oltre. Dico allora, grazie Presidente per questo entusiasmo che anche tu vuoi scatenare, quali saranno le prime novità che vogliamo mettere in atto. Le prime novità sono che dalla prossima settimana, penso da metà settimana in poi, parte la campagna abbonamenti, una campagna abbonamenti che noi ci auguriamo sia davvero massiccia, sia una campagna elettorale, una campagna, vabbè le elezioni sono dietro l'angolo, una campagna appunto abbonamenti che possa dare già la giusta linfa, la grande serenità, lo slancio affettivo, l'attaccamento ai colori sociali. Ma una società, un allenatore, i giocatori che vedono un boom in una campagna abbonamenti, ma non è che si chiede la luna, in uno stadio di 3.000-4.000 posti si chiede di vedere almeno 300 abbonati, che mi pare che per una città come Mazara del Vallo a un prezzo modico di 100 euro in tribuna sia alla portata proprio di tutti. Questo deve essere il primo slancio. Il secondo slancio, per chi invece vuole essere da questa sera tifoso sostenitore, questa è l'altra novità, riguarderà il settore della centralissima tribuna coperta del Nino Vaccara, un settore riservato al tifoso sostenitore. Non mi piace la parola VIP, però tifoso sostenitore che vuol dire? Vuol dire quel tifoso canarino giallo-blu che può investire di più di 100 euro per aiutare la società. Si va a posizionare in questa zona, avrà dei comfort che ovviamente non avranno quelli che vanno a spendere 100 euro. Questa tessera costerà 1000 euro, ma non tutti insieme, perché è una scommessa che deve fare questo tifoso sostenitore, la società, l'allenatore e i giocatori. 500 subito, 500 prima delle festività natalizie, perché è lì che noi vogliamo contare il peso della squadra, di questo allenatore e di questa società. Ma mi sembra che siano discorsi proprio alla portata di tutti. E poi le altre iniziative riguarderanno il ritiro precampionato, che secondo le indicazioni che ha dato il mister, il direttore sportivo,
l'avvocato Gabriele e mister Turculeri, dovrebbe avvenire entro la fine di luglio, 27-28, in una località montana che stiamo contattando, perché Turculeri è un allenatore che soprattutto mira ad una preparazione atletica non indifferente. Il caldo afoso di Mazara non aiuta la sua prima parte di preparazione, e poi diventa fondamentale nel corso del campionato. Faremo degli sforzi immensi per accontentarlo e lo faremo. La seconda parte ovviamente si svilupperà in città. Sì. Detto questo, mi rivolgo soprattutto al magico gruppo che l'anno scorso ha fatto grande, soprattutto nel girone del ritorno, al Mazara Calcio. Caro grande gruppo di cui io mi ero pure affezionato e innamorato. Contro il parere dei santi, ammesso che i santi facciano miracoli, nessuno deve rimanere. Chi vuole rimanere in questo Mazara di quest'anno lo deve fare perché sente di farlo. Nessuno è prezioso, tutti utili e nessuno indispensabile. Parto quindi dalla vecchia guardia, Brucoleri ha fatto un passaggio ed è quello che ha riferito al collega Giacalone. Nessuna forzatura. Chi vuole rimanere in questo Mazara lo faccia capire innanzitutto al presidente e lo faccia capire all'allenatore. Braccia aperte per tutti, per coloro che ancora ci tengono, però nessuna forzatura. Il Mazara non è schiavo di nessuno, il Mazara non è scarto di nessuno. Il Mazara è il Mazara Calcio che deve rappresentare 60.000 abitanti. Bravo. Ecco, mister, deve dire qualche altra cosa e possiamo chiudere? Io ho chiuso. Perfetto, presidente, vuole dire qualcosa? Tra l'altro, noi avete saputo che ieri è venuta a mancare la nonna del nostro capitano Raffaele Palazzo, per cui a quale tutti noi estendiamo le condoglianze. Adesso non ci resta che stare tutti uniti, iniziare questo percorso insieme, col sorriso, con la speranza e con la passione che ci ha sempre contraddistinto per andare avanti e cercare di iniziare a tradurre le parole che abbiamo fatto oggi in fatti, tutti uniti. Grazie. Signore, grazie a tutti e buon congedo.